paura? No. No. Però ok. Calza. Bella, eh? Questo è più importante. Bella, guarda che figa. Se quelle di Spalletti. No, se quella è marca che fa le robe NBA anche, figa. Se... Fora e figa. Ah, ma sei sbagliata, adesso che ho visto. Se una, tipo una o l'altra. Bombo, vabbè, ten caldo. Bombo. Ciao, Pat. Ciao, grande Gil. Come va? Reduce da Milan, Roma-Milan? Sì, sì. Una partita non godibilissima, ma vabbè, insomma, pareggite. Pareggite, però avete sì. guadagnato un punto sull'Inter, no? Sì. Che ha vinto punto l'Inter. No. Direi di no, buona Spalletti. Molto buona. Bene scritte Carnevale lì, no? Carnevale cinese. Sì, Carnevale di Rio. Carnevale cinese. Capodanno cinese, bene, bene, bene. Bravi. Buona anche Allegri, anche se della Juve non si può parlare. Sì, tabù. Ma anche noi, vabbè, ma però noi vabbè. Abbiamo ci mancano i difensori. Vediamo di recuperarli perché sennò saranno problemi. Buona Gil, sempre ovviamente, con i pronostici. Beh, lì neanche commento. Neanche ormai commento. Va. Malissimo, malissimo, Gil, malissimo, 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 malissimo. E un saluto ovviamente agli amici di Triple di Via Mazzini 11. Assolutamente. Sabato prossimo probabile che ragazzi della con i ragazzi della Dinamo andiamo a trovarli prima della partita, no? Molto bene, molto bene. Sì, vabbè, sì. Che fra l'altro ci vediamo sicuramente. Certo. E... Da Marino in centro città. Saremo okay. lì, sicuramente. Sì. Anzi, dopo ci organizzeremo bene. Sì. Si è organizzato bene il nostro amico Baretta, invece, che sono andato a vedere ieri con un parterre de roi con Gigi Tommasi e Bo Viscia. Gigi Ferrari Tommasi. Gigi Ferrari Tommasi, detto anche Gigi Hamilton. E ridi e scherza il buon coach B, è terza forza del campionato con questo basket proletario di rotta su Cuba, però vince bene in casa del Bor un pochettino in crisi. Daniel Batti, beh, in casa sono in crisi, sì, no? sì. Fa fatica a far punti in casa e adesso quello che si comincia ad essere un po', non dico pericolosa, deficitaria, però, insomma, dai, deficitaria direi che è l'aggettivo giusto. Non è assolutamente deficitaria invece la situazione della Vis, che vince il big match di giornata e sì. batte la Tisana, sempre con Palombita assente. Anche qui Vis ormai terza forza, no, come sempre l'altra partita c'era a Gorizia, non lo so, però non ha avuto sicuramente continuità. No, ok. Tutto facile per l'Humus con Romance, non facile invece per Codroipo a San Daniele, che però ha la meglio. Nella sfida salvezza, referto rosa per la DGM su un Don Bosco ancora senza nessun lungo, vediamo se recupera Pecchi per la partita contro la Dinamo. Servolana che rischia tantissimo contro la Goriziana, e però con un super ultimo quarto porta a casa referto rosa. E sì. Dinamo che fa il colpaccio di giornata, ammazza grandi ormai, no? Sì, ammazza grandi, Dinamo ammazza grandi. Abbiamo vinto, contenti, partiti loro 7-0 dopo un minuto. Io in campo già col fiatone dicevo ai ai ai, qua sarà problemi. Invece abbiamo giocato, loro hanno sbagliato tanto, no? Loro sono una squadra fisicamente di categoria superiore, neanche C1, forse anche Serie B. Tecnicamente ieri non hanno segnato molto, però un po' lei il motivo mi sembra della stagione, loro non fanno sempre tanti punti, no? Loro difendono, no, forte. Diciamo che se Trucco lo fa canestro diventa difficile. Sì, ieri non ha fatto canestro, ha fatto canestro Muner, però ha fatto tanti punti anche alla fine, diciamo, non dico a tempo morto, però ha segnato parecchi punti alla fine, diciamo, anche comunque lì lui è ottimo giocatore. Sì, Trucco l'abbiamo veramente marcato bene, l'abbiamo contenuto con dei continui cambi difensivi, insomma. Immagino che anche tu ho partecipato a questi, certo, anzi ho difeso almeno 3 azioni su Trucco io, cioè mica poche. No, ma comunque te dirò in dialetto, ho fatto dopo 10 mesi una partita intera, ho fatto meno fatica in difesa che in attacco, se proprio vogliamo dire tutta.
Comunque gran vittoria, e devo dire MVP Nicola Kos, sono contento perché è un ragazzo giovane che a 20 anni ha giocato molto bene, bene anche Federico Bullara che nell'ultimo quarto ha messo due canestri da tre decisivi. Bon, gran vittoria diciamo, soprattutto contando l'assenza del miglior marcatore del campionato. Peccato perché per me con questa squadra qua, con Siro, Braidot, avremmo potuto lottare fino alla fine anche per salire di categoria. Vabbè, ma prendiamo quello bene. Che... Esatto, bene, esatto. Sì. E ci portiamo anche a casa un cameo sempre dallo spogliatoio. Dove sì, insomma... sì, sì, cameo spogliatoio. Via, regia, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Che coglioni, ragazzi, che coglioni. Dai, dai, animo, animo. Pronostici lì, che fa Gil. Cosa che aveva messo Gileri? Due fisso, mi sembra. Due fisso! Insomma, io... simile a un altro, ho già visto. Sì, carino, già visto. Però. Vabbè, sì, ripetita sì. Juvent, speriamo che però, insomma, vi porto bene alla fine. Sì, vita. Sì, sì, porti bene, porti molto bene. Andiamo alla Serie D nel girone Savusai, Break Dica più 33 contro Alma B, poco da dire. Poco da dire. Insomma, strutture fisiche ed esperienza senza nessun tipo di difficoltà per i dorligesi. Cervignano, nonostante sia andata oltre quota 65, spiace, sì. Segni di cedimento, sì, del mianismo. E trasformazione in Ferrari, anche un po' per, sì, la squadra di Cervignano. Si sono scambiati, sì, un po' i posti, diciamo. Esatto, esatto. Comunque la meglio sul San Vito. Crisi gradisca Nera che perde mai il caso, sì, ormai veramente male, 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 sì, 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 non bene. L'upset di giornata è del Contovel che spugna Cormos, hanno giocato a corno però, no? Campo neutro se non sbaglio, mi pare di sì, mi pare di sì. B4T che ha la meglio della PM, scontro e playoff, insomma, questo. Sì, eh beh, si sì, ha ripreso quota B4T dopo un periodo, diciamo, fra Natale e primi di gennaio, un po' in carenza d'ossigeno, adesso ha ripreso un pochettino quota. Nel Castellani dicono sempre che Cusignacco è Basket Time, riposava a Tarcento, e bella vittoria di Aviano, di Costarnoni, che spugna Casarsa, e quindi, beh, insomma, gran vittoria. Sì, anche perché adesso Aviano, anche questo è un upset, male, quarta forza. Direi di sì, anche perché sono a casa, in casa è un campo tosto, insomma, da andare a sì. Passando al femminile, la Dersel giocherà il 13 di febbraio e sabato a Bolzano con obiettivo 2 punti per continuare a sognare in grande verso i piani alti della Serie 2, Girone Nord. In Serie B vince il sistema rosa Pordenone a Muggia, abbastanza agilmente, di una ventina di punti. Nel derby la SGT vince e alla meglio del Futurosa, esordio in panchina di Coach Fuligno, vincente. Sì. Quindi bravo. Bravo, insomma, molto bravo, complimenti. Beh, dopo tante sconfitte di fila, bravo. Bravo. Bisogna essere in realtà un pochettino, insomma. Dopo quasi 3 mesi torna anche alla vittoria Cusignacco. Oma, che riesce quasi a fare il colpaccio e a battere Sarcelli in casa, ma perde solo di 1 nonostante è stata avanti. Bravo, peccato. Partita. Peccato. È comunque un buon momento di forma, sì, anche per l'Oma, che aveva fatto fatica fino a un mesetto fa, diciamo. Passando al giovanile, perdono a Bologna sia Alma sponda F che FIP sponda BSL Bologna San Lazzaro. Alma di poco contro la Fortitudo, mentre ne ha presi quasi 50 di nuovo la FIP nei rispettivi gironi Gold e Silver. Adesso sai che le prime 4 di 2 gironi, sì, di, sì, Veneto fanno questo girone Gold, le altre fanno questo. Mi avevi spiegato, È molto interessante, ma anche abbastanza impegnativo per i ragazzi, perché insomma, vabbè, il lunedì, insomma, e martedì ti fai un bel mazzo. Beh, meglio che andare a scuola. Sì, adesso sicuramente.
questo sicuramente. Sugli under 16 invece si riposava in attesa della fase orologica che comincerà con il prossimo weekend. Majors, Cigoin, tutto facile per centro sedia basket da Zignano e per sì, vabbè, ultimi in classifica, magari altro. Cade in casa l'UBC contro lo Jadran, sicuramente più quotato che resta. Jadran, squadra classifica. Quante vittorie di per me? Rivelazione per me. Mamma mia, sette, tantissime vittorie. Sì. Ma per la struttura che avevano, io non credevo fosse. No, un allenatore nuovo, evidentemente ha portato Popovic. Qualcosa, sì, ha portato qualcosa di più di positivo, no? Perché veramente stanno vincendo dietro mano. Sì, sì, sì. Sì. E Pontoni comoda su Verona con 20 punti di scarto e l'abbiamo detto prima, qualche punta di sì, punteggio perché... basso mianismo, evidentemente sì. L'amicizia tra i due allenatori ha portato a questa... c'è del contagio. Sì, sì, sì. Senti, invece GSA dopo la grandissima vittoria di mercoledì contro la Fortitudo ho guardato di nuovo sì. Voi dite non ho meglio un altro fare domenica, sono a casa, va bene, no, così. Però secondo me Serie 2 no, nel senso più che mi metto della 1. Sì, sì, nel senso che magari posso andare, insomma adesso, potrei fare qualcos'altro, però comunque ho guardato la partita, il secondo tempo ho guardato, bravi, hanno trovato un'identità sicuramente in difesa. Queste tre partite di Martellossi in difesa veramente difendono bene. In attacco c'è ancora da animare qualcosa, giocano parecchi uno contro uno, diciamo, però bene, bella vittoria, bravi, benissimo Penna, devo dire, MVP secondo me, anzi sicuramente. Cortese ha messo dei canestri importanti alla fine, nonostante un Simpson, diciamo, si vedono sprazzi di talento incredibile, però un po' sottotono, diciamo che un americano ti aspetti 20 punti a partita, diciamo troppe volte oggi. Sto dicendo troppe volte, però va bene. Bravi. Disemo, vedemo. Bella vittoria, bravi, e vedremo adesso con il ritorno dell'americano, insomma, magari sicuramente il presidente farà sull'entusiasmo, potrà fare qualche regalino. Esatto. Bella vittoria viaggiante dell'Alma, pallacanestro. Sì, gran vittoria. Guarda contro Brescia. Brescia squadra che pari merito. C'era sì, ripresa. Sì. Sì. Fra l'altro con questa vittoria 2-0 negli scontri diretti contro la Leonessa, ecco. E quindi anche in chiave possibili playoff. Molto, sì, molto sono provati avanti un bel po'. Sì. E andando in Eurolega vince Milano dopo tempo esonerato il coach di, ho letto, esonerato il coach di Reggio Emilia, ho visto, dopo l'ennesima sconfitta Cagnardi, sì, ma rischiava sì. Già sì, vabbè, giusto, cioè, insomma gli aveva detto che o vincevo o prendeva la via di casa. Ecco, vai Eurolega, dicevamo dell'Eurolega, sì, con Milano che ha vinto a Gran Canaria dopo un tempo supplementare, ma la cosa grave è che perde Gudaitis e adesso comincia ad essere difficile. Perde Gudaitis, però guadagna con è un Nannelli in più un Nannelli? Però lì, sì non hanno lunghi forte. No, però hanno preso un altro gran giocatore, un altro che fa canestro. Non, mercato possono agire loro o no? Non mi ricordo onestamente, in realtà Tarceschi, se non ricordo male, dovrebbe entrare fra un paio di settimane. Sì, peccato. Sì, fra l'altro Gudaitis è un giocatore che piace particolarmente, stava facendo una super stagione fino a questo momento. Match assurdo del giovedì, Bayer-Fener, guardatelo, il quarto e due supplementari, veramente... pallacanestro di altissimo livello. Sì, partita dell'anno forse, una delle più... Sì, belle. Veramente spettacolare. Mm-hmm. Perde il Maccabi con il Baskonia che comincia a far sul serio in ottica playoff. Tutto ok per Arzesca, Bonas del Somino, un trentino in schiena. Vabbè, dai, insomma, ne ha vinte due di fila. Però Bona, sempre Bona. Molto Bona. Giornata perfetta per l'avvocato. Impacchettata proprio per l'avvocato. Ciao Vincente, repes a casa, perfetto. Sì. Bene anche il Real, nonostante abbia faticato un po' con il Sofaca, ma sempre vincente. E il risultato della giornata del venerdì è la bella vittoria del Pau su Efes. Buona Ataman. Mai io piaciuto. Ho guardato la partita bene. Mai apprezzato io.
Ataman, neanche io non sono un suo fan. Con un'Unica Lattes da quasi tripla doppia, ha fatto 11 assist, non mi ricordo male. Scusa, l'uscita di Pitino un pochettino... L'ha fatta fuori dal basino. Sotto effetto di cose, mi sa. Sì, sì, Pitino perché... è cosa. Miglior passatore di Magic e Bird, insomma. Lasciamo stare. Senti, NBA, trade Antonio Davis, si fa o no? Ma New Orleans deve farla, perché se no si trova a fine anno che non ha nulla. Los Angeles, la meta preferita di Davis, ha fatto, insomma, lo ha detto, sarebbero i Lakers. E i Lakers hanno offerto praticamente tutti i tre giovanotti. Mezza squadra. Ci sono i pro e i contro. Io sono a favore, cioè Davis è uno dei, forse il migliore sotto canestro, diciamo, dell'NBA, quindi del mondo. E i tre giovani, a me Lonzo Ball proprio non mi fa impazzire. Ingram, per piacere, l'unico è Kuzma, però insomma, se devo sacrificare, io c'è bisogno di farlo. Hai ancora tempo, 2 anni, diciamo, con LeBron, no? Poi il prossimo anno, speriamo per loro, secondo me il giocatore ideale sarebbe Thompson. Vedremo, comunque ci sono degli scambi. Ah no, hai visto scambio, bello scambio anche tra Est-Ovest, New York, Dallas, Porzingis, Doncic. Vediamo come rientra il Lettone, ma... Sì, ma sarà una bella coppia, Bellissima coppia. E poi... vediamo i Knicks con l'ennesima ricostruzione, sperando... Ah, si parla di Durant, Irving, il prossimo anno loro anche possono prendere chiunque. Sarà bello, anno sarà carino, secondo me... Con possibilità anche di draftare al primo giro, forse Zion Williamson. Sì, c'è anche quella possibilità. Per adesso sono... tankando, no? Sì, beh, ma hanno anche una squadraccia, guardavo anche prima New York Milwaukee, insomma, e New York Memphis, squadra un po' così. Vediamo, potrebbero comunque finalmente fare una buona squadra dopo anni e anni di magra. Di mele più che altro, di meno. Sì, di meno. E poi, basta. Attendiamo SG e... oggi hanno giocato tutti prima, perché a mezzanotte e mezza c'è l'evento, uno degli eventi dell'anno, no? Super Bowl. C'è l'evento. L'evento. Speriamo, io tifo New England perché c'è Tom Brady, insomma, faccio tifo per lui e per sua moglie. Il settimo Super Bowl che fa lui, il settimo Bowl che gioca. Ma adesso non voglio, forse di più, non so. O settimo, sesto, ottavo, non mi ricordo. Comunque ecco, tanti. Chiedo scusa. Però ne ha fatti tanti, 42 anni, insomma, 42 anni a quei livelli non è facile. Vonde Monadis. Esattamente, vedremo, forse guarderò un pochettino. Vedemo. Poi, basta, non ci sono altre argomentazioni, no? No, siamo andati bene anche oggi, dai. Sì, penso di sì. Tranquilli, prossima settimana ci vediamo, magari noi ci vediamo sabato, sì. Partita, cose, cene, cose, tutto bene, tutto. Bene, all in. Buona serata, Gil, ciao a tutti. A te, ciao a tutti. Ciao. Dai, perfetto. Adesso ci attimo, fatta. Ciao ragazzi. Dio. Ciao. Dio. Eccolo.